Radio Radicale, siamo col governatore dell'Abruzzo Marsilio all'indomani della vittoria che lo ha riconfermato. Allora, lei quanto è soddisfatto nella misura in cui, insomma, io ho letto, abbiamo letto qui in questi giorni tutti i giornali, insomma, ho visto che c'è stata anche una certa aggressione nei suoi confronti e di quello che stava succedendo. Sono state dette delle cose assurde, tipo quella dei tre mari che è stata mal interpretata. Allora, ci spiega com'è andata e soprattutto che tipo di soddisfazione si porta dietro oggi? Beh, certo che diventa una soddisfazione doppia, perché se per batterti dal punto di vista elettorale si usano questi argomenti surreali e si arriva anche alla calunnia fatta poi su una rete nazionale a poche ore dall'apertura delle urne, raccontare di me che sarei stato addirittura condannato per un processo che non è stato mai nemmeno istruito, io non sono mai stato nemmeno iscritto dentro un registro degli indagati, è evidente che, diciamo, se capisci che c'è un attacco sleale, scorretto, vincere fa doppiamente bene e raddoppia la soddisfazione. Senta, lei quando ha visto arrivare la Todde in Abruzzo e insomma ha visto questa mobilitazione, l'arrivo anche di Bersani, che cosa ha pensato? A parte questo, fa parte delle regole del gioco, cioè io andai a sostenere Solinas subito dopo la mia vittoria in Abruzzo 5 anni fa e quindi non c'è niente da questo punto di vista di sbagliato o di scortese, tant'è che ho fatto trovare comunque all'Aquila, mentre era presente la Todde, 4 presidenti di regione, Umbria, Marche, Lazio e Molise, a mio sostegno sul palco. Ci si supporta tra coalizioni e tra colleghi, questo è assolutamente normale. Però avevo sempre detto che non esisteva nessun vento sardo e che nessun abruzzese avrebbe cambiato opinione perché in Sardegna 1.000 persone di più avevano votato Todde rispetto a Truzzo. Ed è quello che nelle urne si è poi ampiamente registrato. Senta, vuole dire qualcosa sulla polemica che ha riguardato la ferrovia Roma-Pescara? Allora, uno di solito quando ottiene un finanziamento di questo genere dovrebbero dirgli bravo. Invece, mi sembrava quasi che fosse, parificato a una sorta di reato. Sì, perché questo fa parte di una mistificazione costante che viene fatta, come se sulla Roma Pescara è stato raccontato che qualcuno avrebbe scippato i fondi che altri avevano messo. In realtà chi aveva progettato e pianificato quell'investimento è responsabile della perdita di quel finanziamento perché non ha chiuso in tempo utile, per rispettare le scadenze del PNRR, la progettazione, l'approvazione e il circuito delle autorizzazioni. Il governo aveva da molti mesi garantito che l'avrebbe rifinanziato, eppure ci siamo beccati mesi di proteste stupide, inutili e strumentali che raccontavano il contrario della realtà. Quando i soldi sono arrivati sembrava che fosse un dispetto, un regalo elettorale o tutto dovuto, però insomma penso che gli abruzzesi l'abbiano capito e soprattutto quando vedranno i cantieri aperti e il finanziamento dei prossimi lotti con il governo con cui lavoreremo a stretto contatto faremo la differenza. L'ultima Adesso domanda. mi mandi a pranzo Oh, va perché devo bene, allora andare. buon pranzo e complimenti per Grazie, la vittoria. grazie. Grazie. Un abbraccio.